taglio. Corrado, attento a quello che dici, perché se voglio faccio saltare la sicura ad una tetta e qua si trasforma nella galleria del vento. Non credo. Comunque adesso lasciami fare, perché sono qui per presentare i telepremiati di ogni categoria. Eccoci. Con il telepatto per l'Italia Mario Segni, col teleimbratto i vestiti disegnati da Marta Marzotto e col telecoatto Gianfranco Funari. Barba, calma, che sennò qua facciamo il tramonto, Non sveliamo tutte le sorprese e partiamo subito con gli ospiti della prima serata. Prego, guarda. Sì, partiamo immediatamente con un programma che ho avuto la fortuna, anzi la sfortuna, di condurre, Domenica In. E visto che al peggio non c'è limite, ritirano il premio Luca Giurato e Mara Venier. Alba, te dico, se la Carluccia è buona domenica, tu sei buona lunedì, martedì, mercoledì e il giovedì. È buono con queste mani, e questo tocca di qui e tocca di là. No, dico, questo è una cosa impressionante. Altro che telegatto, dovevano dargli il teletatto. Comunque, Alba, comunque, guarda, cominciamo subito. Dagli questo telepatto, così con le mani sta fermo e non fa danni. Perfetto. Tieni, Luca, tieni. Oh, finalmente. Comunque, i nostri telespettatori vorrebbero sapere, a parte quando te ne vai, come sei riuscito ad arrivare a condurre Domenica In. Dici, Luca, dici. No, Alba, no, dici, Alba. Il mondo non sa dove buttarmi. Lo so io dove ti devi buttare, Luca, nel Tevere. Ma dico io, ma sempre queste figure da schifo. E poi... si concia che sembra Scaramacai, non dice una frase sana in italiano, ma... E poi, ma questi occhiali, ma Luca, ma dove li hai trovati? Nell'uovo di Pasqua? Sì, beata te, Mara, io mi sono beccata Toto Cutugno. Ehi, ma si chiama Toto perché per ogni sua trasmissione prende tanti di quei soldi che manco un 13 al Totocalcio. Però, cioè, li deve dividere con qualcuno che... lasciamo perdere, adesso andate a rompere da una... scusate, andate a sedervi da un'altra parte. Buonasera, amica, eccoci, calma, andiamo pure.